Tasse tagliate con riduzioni per TASI, IMU e TARI, riduzione dell'indebitamento dell'ente, investimenti per oltre 1.600.000 euro. Sono i punti centrali del bilancio di previsione 2015 che l'amministrazione comunale di Quarrata porterà all'approvazione del Consiglio lunedì 13 luglio. Dopo 3 anni di sacrifici ed anche di riduzione di investimenti, siamo riusciti, e credo che sia un grosso risultato, a portare in approvazione per lunedì prossimo un bilancio preventivo che prevede una riduzione della tassazione in entrata per circa 450.000 euro ed un piano di investimenti per circa 1.700.000 euro più circa 900.000 euro per le manutenzioni. Per la TASI l'aliquota è fissata a 2,3 per mille con calo dello 0,2% su 2014 da applicarsi alle prime case. Si conferma la detrazione del 50% per abitazioni con rendita catastale sino a 300 euro, stimata in circa 1.000 sul territorio. Il risparmio medio previsto per le prime case è di 25 euro all'anno. Per l'IMU si riduce l'aliquota dall'8,6 al 7,6 per mille per abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, con un risparmio medio ipotizzabile in 160 euro annui. Per la TARI, grazie ai risparmi sul piano di gestione dei rifiuti, si calcola una riduzione dei costi per abitazioni da 100 metri quadri occupate da 3 persone del 3% e una riduzione dell'1% per le categorie non domestiche. Siamo riusciti, per un utilizzo molto coscienzioso e senza sprechi, ad avere risorse importanti da poter investire per quella la parte corrente del bilancio, quindi la diminuzione dell'indebitamento dell'ente e anche risorse da poter destinare agli investimenti. I principali previsti sono per la demolizione dell'ex cinema moderno e la sua sistemazione, 425.000 euro, per l'ampliamento dell'asilo nido di via Lippi, 354.000 euro, per manutenzioni straordinarie di strade e piazze, 300.000 euro, per la riqualificazione di piazza della Vittoria e piazza Pertini, 225.000 euro. Una manovra, quella per il 2015, che l'amministrazione definisce virtuosa e non una tantum. Non è una manovra una tantum, ma una manovra strutturale, cioè anche per i prossimi anni i cittadini di Quarrata pagheranno meno tasse rispetto al passato.